Impersoniamo qualcuno, la vita cambia improvvisamente. Veniamo a scoprire dalla TV che siamo stati incastrati per un omicidio accaduto per le strade di Tokyo. L'unica cosa da fare è scappare e cercare risposte su chi è stato e perché. Inutile dire che le parole assumeranno forma di proiettile. Questo è insomma l'incipit di Tokyo 42, di certo non una trama cervellotica, ma comunque adatta al tipo di contesto. È un pretesto, qualcosa che ha la funzione di introdurci al mondo di gioco e guidarci verso il finale. Anche i comprimari subiscono una caratterizzazione anni 80, con dialoghi sopra le righe e colpi di scena abbastanza forzati. Nel corso della storia interagiremo con diversi personaggi, tutti con uno stile di vita abbastanza discutibile, che saranno utili per scoprire la verità su quanto è successo. Nel peregrinare da un capo all'altro di Tokyo troveremo in parallela alle missioni principali queste secondarie legate ai diversi personaggi, oltre a un sistema che potremmo definire contratti a termine che ci permetterà di acquisire reputazione e denaro. Proprio la reputazione diventa il fulcro del gioco. Maggiore sarà, più avremo a che fare con i pezzi grossi della Mara e di conseguenza avremo modo di acquisire informazioni cruciali. Insomma, Tokyo 42 non è altro che una cozzaglia di cliché anni 80, piena di riferimenti a film, manga e tanto altro sfornati in quegli anni. E proprio per questo ci piace. Tokyo 42 è innanzitutto uno sparatutto sandbox. Le varie missioni che sceglieremo hanno una buona dose di varietà d'approccio. Sfruttare la mappa sarà essenziale in ogni frangente, non solo se si vuole affrontare in tutto in stealth, ma anche se si vuole intraprendere la strada di uno Steven Seagal qualunque. Quando si comincerà a far sul serio, inizierà una vera e propria guerra. Capiterà molto spesso di trovarsi da soli contro decine di nemici e centinaia di proiettili visibili a schermo. Proprio quest'ultima caratteristica sarà essenziale, dato che ci permetterà di schivare letteralmente i colpi nemici e di rispondere di conseguenza, magari sfruttando la scarsia degli avversari. Particolare è anche il sistema di puntamento, un po' macchinoso a dir la verità, nel quale diventa essenziale mirare con attenzione, ma complice alcuni problemi di prospettiva può risultare frustrante, soprattutto durante i momenti più concitati. Qualora le cose si mettessero davvero male, entrerà in scena anche un simpatico sistema di mimetizzazione olografica. Consumando l'energia di una batteria non meglio specificata, potremmo cambiare aspetto e mischiarci così tra la folla. È un titolo che non risulta per nulla semplice, grazie anche al fatto che basta essere colpiti soltanto una volta per ritrovarci all'altro mondo. Un elemento cardine del gameplay di Tokyo 42 è la prospettiva, nel bene e nel male. Tutta la mappa può essere infatti ruotata a intervalli di 90 gradi, permettendoci di vedere tutto ciò rientra nel nostro interesse. Il rovescio della medaglia si ha però quando ci troviamo in spazi stretti, magari tra un palazzo e l'altro, dove diventa praticamente impossibile vedere la strada da percorrere o individuare eventuali ripari. Tokyo comunque si presenta molto colorata, con un design che si rifà in parte a opere come Ghost in the Shell, grattacieli colorati, enormi schermi continuamente animati e alcuni sistemi tecnologici che ci proiettano direttamente nel futuro. È liberamente esplorabile a piedi, ma è anche possibile utilizzare, una volta sbloccati i vari punti di interesse, un sistema di teletrasporto in tempo reale, molto utile data la dispersività e caoticità della mappa. Particolare è anche la scelta di annullare completamente i danni da caduta, anche da altezze proibitive. Durante il gioco si sente comunque la mancanza di una reale omogeneità tra le varie parti del titolo, si ha l'impressione che mondo di gioco e narrazione siano completamente slegate e anche alcune meccaniche risultano ancora grezze. Anche l'audio generale e le musiche non fanno gridare al miracolo ed è un vero peccato proprio perché sul piano sonoro potevano essere inserite delle chicche davvero niente male. Tokyo 42 si presenta come un titolo dall'alto potenziale ma sfruttato. L'approccio alle missioni è sicuramente un punto forte del titolo, ma il sistema di puntamento impreciso, la mappa molto carina ma caotica e soprattutto i già citati problemi di prospettiva rendono questo indie game spesso frustrante. La sfida data dalle missioni può comunque trattenere, è un contesto che non si prende molto sul serio e aiuta molto a non focalizzarsi su alcuni difetti narrativi e di design. Chi è amante della fantascienza anni 80 e 90 troverà comunque modo di apprezzare le scorribande per le vie di Tokyo.